Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Oggi voglio farvi vedere un profumo di cui sul mio canale tra l'altro ho già parlato, Chance Eau de Parfum di Chanel. Visto che comunque in commercio sono usciti dei meravigliosi flanker, voglio fare con voi una comparazione e conoscerli meglio, dalle note olfattive sino al sillage sino alla persistenza. Rimanete sintonizzati e buona visione! Allora, il profumo Chance Eau de Parfum è un profumo che nasce nel 2005. Io quando l'ho acquistato ero davvero molto entusiasta, anche perché ricopre un pochettino il mio standard di profumo. È un profumo molto caldo, quindi è un profumo che si riconosce sempre perché è frizzante, è speziato, è caldo, però allo stesso tempo non è quei profumi pesanti. Molto avvolgente come profumo, io quando lo annuso sento distintamente il pepe perché, come vi dicevo prima, è un profumo estremamente pungente, è molto sensuale come profumo e piace tantissimo agli uomini, questo è un fattore abbastanza importante, quindi è universale come genere ed è universale come gusto, è un profumo che piace tantissimo. La particolarità di quando io lo indosso è che mi sento davvero molto molto sicura di me, sento sicuramente che le persone apprezzano la scia che lascio. Ed è molto molto solare come profumo, è un profumo che non stanca. Innanzitutto sappiate che le note sembrano molto molto banali, però mescolate in questo mix sono davvero fantastiche. Abbiamo il pepe rosa, il gelsomino, l'iris, per poi terminare con il patchouli, la vaniglia e il muschio bianco. Ecco, è una fragranza che definisco muschiata, anche se comunque è abbastanza floreale. Quindi troviamo sia delle note fiorite, perché comunque l'iris si sente tantissimo, il gelsomino, che è un fattore che accomuna tutti gli chance che poi vedremo insieme, ed è un profumo che fa molto sofisticato, un profumo molto trasparente se vogliamo, ed è inconfondibile. È fresco, però nello stesso tempo si sente comunque il patchouli, molto patchouloso. Come abbinamento lo posso descrivere come Coco Mademoiselle Intense, come strada, è molto intenso e anche se è un eau de parfum ha una persistenza stellare. I formati che trovate in commercio sono sempre tre: 35 ml che costa 68, il 50 ml che viene 93 euro ed infine il 100 ml che è quello più grande, questo qui, viene 129 euro. Bastano davvero pochi spruzzi perché ha una persistenza di tutto il giorno, infatti il mio voto di persistenza è un 9 su 10. Il suo sillage, come vi dicevo prima, è estremamente alto. Quando voi lo applicate, fidatevi che tutti quelli che sono intorno a voi sentiranno questo profumo. E quindi il mio voto di sillage è un 9 su 10. Le stagioni per cui utilizzare questo profumo, io l'ho comprato, devo dirvi la verità, quando ero in Sardegna, nel mio posto preferito di Alghero, e quindi io lo abbino molto all'estate. Però devo dirvi che lo utilizzo tantissimo in autunno, quindi verso la fine dell'estate, da settembre-ottobre, fino ai primi mesi dell'anno successivo, quindi fino all'inverno. C'è chi lo trova un po' troppo pesante per la primavera, ed effettivamente confronto agli altri di Chance è uno dei più pesanti come fragranza. Ma perché? Perché io trovo che il patchouli in questo caso si sente davvero tantissimo. Il dry down è molto molto dolce, sa proprio di vaniglia allo stato puro, e quindi si passa da... Le fasi di questo profumo sono principalmente, come sempre, tre. Appena spruzzato si ha questo sentore di fiorito, frizzante, spumeggiante proprio. Dopo qualche ora, vi parlo sulla mia pelle di circa un paio d'ore, si ha subito il gelsomino molto dolce che fa capolino, ed infine si ha proprio come fondo, quindi come fondo, se voi cercate un profumo speziato caldissimo, si ha il patchouli. Il patchouli è quello che appunto segna la longevità di questo profumo e come vi dicevo prima, quello che mi ricorda di più è Coco Mademoiselle Intense. Anche per oggi il video è terminato, mi raccomando andate subito a vedere i miei altri video di Chance e tutti i suoi flanker. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti, ci vediamo al prossimo video e let's talk about.